Dunque, oggi è 7 luglio, lunedì. Ah, correzione compito de caro. lo dobbiamo fare, lo devo fare. Sono la professoressa di De Caro e quindi devo assolutamente. Vediamo, sono due paginette e mezzo, io me le sono copiate proprio perché l'originale non lo voglio toccare minimamente perché questo è un documento preziosissimo. Questo ragazzo si impegna tanto, si vede che ha buona volontà, però poi ha una grafia così, di difficile interpretazione, usiamo questo eufemismo. Quindi, a parte questa difficoltà oggettiva di valutare un testo che deve essere almeno leggibile, De Caro, almeno leggibile, non è giusto che sia leggibile solo da te, ma a proposito, tu, la tua calligrafia, ma riesci a leggerla? Non lo so. Dunque, caro De Caro, facciamo un hashtag, caro De Caro. Un minimo di originalità nel testo, ti costava tanto? Non lo so, Sasso era in sciopero quel giorno, dico Giovanni, era in sciopero probabilmente, tutta Proforma era in sciopero quel giorno, un po' di originalità hai voluto scrivere tu, però. Nuova classe dirigente, ricambio generazionale, parità di genere che compare 4-5 volte nel testo, sempre la stessa manfrina, sempre la stessa sinfonia. Poi tu dici, scrivi, che hai scelto brave persone e persone brave. Cos'è un chiasmo? Poi strappo alla regola istituzionale. Sì, è vero, io ho la vostra foto qui perennemente sul mio computer, tutti col caschetto, compreso tu, ma forse ti sei dimenticato che solo per rimanere alla storia più recente, e certo non possiamo risalire ai tempi in cui il casco non esisteva, o non esisteva così, ma anche Mussolini si metteva i caschi, il casco, poi ci ha pensato Claudio Baglioni, e poi Berlusconi, e poi Mimmo Di Paola, e adesso arrivi tu, ma... E questo tu lo chiami strappo alla regola istituzionale che ho voluto presentare la giunta in un cantiere. Il cantiere sarebbe Via Argiro, che la tua stessa, o meglio l'amministrazione precedente alla tua, che ugualmente, insomma, voglio dire, no, non eri tu quello delle piste ciclabili, quindi forse, insomma, la continuità non ti fa bene in questo caso. Vabbè, comunque andiamo avanti. Quindi non sei per nulla originale coi caschetti. Non sei per nulla originale ripetendo continuamente i giovani, il vuoto istituzionale, non lo so, siamo in 16, 16 perché 16 porta buono, cioè 10 assessori, un sindaco e 5 presidenti di municipi fanno 16, numero magico. E poi questa frase merita da sola tutta la valutazione del tema. Allo squillo di tromba delle grandi promesse, noi preferiamo il silenzio quotidiano del lavoro sulle piccole cose realizzabili. Solo tante piccole cose fatte bene rendono grande una città. No, De Caro, non ci siamo. Noi siamo un'area metropolitana, abbiamo bisogno di ben altro che tante piccole cose fatte bene. Concludo questa mia valutazione. Onestamente, De Caro, a questo compitino io più di un 6 meno per incoraggiamento non ti posso dare. Avresti potuto fare molto di più. Avrebbero i tuoi di Proforma, avrebbero potuto fare molto meglio di questo, perché so che sono bravi quando vogliono e sanno fare meglio. Sei meno? Che vuoi che ti dica? Cerca di impegnarti di più per il secondo quadrimestre.